noi andiamo avanti per la nostra strada rispettando l'unione industriale, ma rispettando soprattutto, se lo posso dire umilmente, le centinaia e le migliaia di imprenditori onesti che ogni giorno non stanno dietro al finanziamento che deve arrivare dallo Stato oppure andare a braccetto con la politica o con i poteri forti, ma stanno per strada, rischiano con coraggio, con la camorra da una parte, la burocrazia dall'altra, è una città che amano profondamente e io non smetterò mai di ringraziare questi imprenditori. Poi ci sono anche i prenditori, ma sono pochi i prenditori, gli imprenditori sono di più. Cabina di regia andrà a Piscopo, che si limiterà all'ordine del giorno e ovviamente lui porterà le posizioni del Comune di Napoli. Quindi la convocazione è arrivata. La convocazione è arrivata. Dopo i giornali è arrivata anche con. I giornali sono più rapidi, lo sappiamo, i giornali sono bravi, sono rapidi. Noi non è, cioè, quello che dico io, noi non è che dovevamo avere i difensori, cioè, no, è stato fatto un processo senza dare la possibilità, come dire, all'imputato precostituito, perché si è capito da come è andata la cosa che c'era un imputato che doveva essere colpito, almeno ci potevano dare su Bagnoli il diritto di parola. Saremmo stati minoranza, come ci capita qualche volta nella vita, ma sono convinto che la maggioranza del popolo su Bagnoli e sulle nostre posizioni, perché noi difendiamo semplicemente la sovranità, la democrazia, la rappresentanza, il rilancio di Bagnoli, vogliamo dire no agli affaristi, no ai speculatori, no ai poteri speciali, no alle cric, no ai prenditori, no alle mafie, mettiamoci su questo a confrontarci. Evidentemente avevano paura di una voce contraria, chi ha paura della voce contraria sta da un'altra parte rispetto alla democrazia, mi spiace dire. Ma io ho parlato con molti lavoratori della CGIL che vogliono il lavoro, noi a Bagnoli vogliamo costruire sviluppo, progresso e lavoro, però lavoro accessibile a tutti, non che devi passare da qualche stanza di commissario, da qualche segreteria di qualche politico o magari anche da qualcun altro. Noi vogliamo libera concorrenza, libero accesso a tutti, i diritti. Nella battaglia su Bagnoli noi difendiamo i diritti, quindi quel ricorso invito tutti a leggerlo e sfido chiunque a dire pubblicamente, dopo aver letto il ricorso, che noi diciamo delle cose non condivisibili. Ecco, questo deve essere il punto. Poi per il resto ognuno la può pensare come vuole. Certo, se anche qualcuno che dovrebbe rappresentare i diritti si schiera con Nastasi, col commissariamento, con i poteri speciali, con i poteri forti, con questa strada, è la dimostrazione che dobbiamo lottare ancora molto nel nostro paese. Io sto dalla parte comunque dei lavoratori soprattutto.